Buongiorno, questa mattina ci stiamo recando in un posto a me molto caro per effettuare quello che secondo me è un esperimento sociale volto a sensibilizzare verso l'argomento ecologia. Chi mi conosce infatti sa che io sono sensibile verso questo argomento e cerco sempre di essere meno impattante per quanto riguarda l'ambiente, utilizzando meno plastica possibile, cercando di riciclare il più possibile e di ridurre appunto la quantità di rifiuti che posso produrre durante la giornata. Allo stesso modo, quando vedo qualcosa che non mi piace e che non va bene in giro nell'ambiente, cerco di risolvere il problema. Questa mattina vi porterò appunto in un posto molto molto bello, che però è stato poco rispettato dalle persone che lo frequentano. Qualche chilometro e arriveremo appunto in questo posto e vi spiegherò qual è l'esperimento di quest'oggi. Ciao! Eccoci arrivati. Siamo nel parcheggio vicino al lago Santarini, dove c'è la cava Santarini. Un posto bellissimo. Io lo frequento perché, essendo un ciclista, vado in mountain bike, uso questo accesso molto spesso per entrare e uscire dalla pista ciclabile che c'è sul fiume Maricchia. Il posto, come vedete, è molto molto bello, se non fosse che c'è un grosso problema di inciviltà che riguarda appunto l'ecologia. Appena all'ingresso di questa ciclabile, infatti, dove c'è questo cancelletto, c'è questa fantastica discarica a cielo aperto. Guardate un po'. Ovviamente tutto sarà iniziato in maniera molto casuale, cioè qualcuno magari avrà buttato una bottiglietta oppure avrà lasciato un sacchetto, magari anche per errore. Poi la gente, quando vede per terra qualcosa, si sente un po' autorizzata a continuare a farlo. Giorno dopo giorno poi ne nasce una piccola discarica, ma questo è veramente inconcepibile in questo posto fantastico che adesso vi faccio vedere. Inizialmente avevo pensato di venire con un sacco e ripulire semplicemente l'ingresso, ma poi ho pensato che sono molti di più quelli che inquinano deliberatamente rispetto ad una persona che si preoccupa di pulire e che sarebbe stato molto meglio provare a coinvolgere più persone possibile. Ho pensato quindi di realizzare una sorta di esperimento sociale ecologico per sensibilizzare la gente che frequenta questo posto a tenerlo pulito. Ho stampato un bel cartello, ovviamente di carta riciclata, e chiesto ai passanti di portare via un po' di immondizia, un pezzo di plastica o quello che volevano, con la speranza che l'appello venga accolto e che la gente capisca che anche con un piccolo gesto come questo il mondo sarebbe un posto migliore. Vediamo cosa succede. Cosa ci vuole? 2 minuti ed è fatta. Speriamo che lo facciano anche altri. Buongiorno ragazzi, sono passate circa poco più di 24 ore da quando è iniziato l'esperimento di cui vi parlavo ieri appunto, e sto andando all'ingresso della ciclabile per vedere cosa è successo. Io non ho aspettative, nel senso che veramente potrebbe essere successo qualcosa oppure assolutamente niente, quindi vado semplicemente a vedere e poi magari faccio un report e vi racconto. A più tardi! Ecco, come potete vedere, la consueta fortuna ha fatto sì che, appena arrivato qui al cancello d'ingresso della ciclabile del Marecchia, abbia iniziato a diluviare in maniera abbastanza seria, quindi sono riuscito a fare un salto a vedere la piccola discarica per capire se era successo qualcosa, ma non sono riuscito a fare un video, quindi lo faccio adesso dalla macchina, giusto per farvi capire cosa è successo. È molto semplice, anche perché pare non essere successo proprio niente, nel senso che, nonostante ieri fosse sabato e io penso che sia passata molta gente, visto che era una bella giornata, non pare che sia stato portato via praticamente nulla. Ho confrontato le foto fatte ieri con quello che vedevo oggi e purtroppo non sembra che sia stato portato via neanche una bottiglietta di plastica, o meglio, questa è l'impressione, insomma. Immaginavo che potesse succedere, anche se sono un po' deluso, perché la gente che è passata è probabilmente tanta, però magari speravo che potesse essere successo qualcosa, insomma, che qualcuno
avesse accolto il mio appello, ma così al momento non è successo. Io ovviamente non mi do per sconfitto, proverò a tornare domani per vedere se qualcosa si è mosso, quindi vi do l'appuntamento a domani per vedere se è successo qualcosa. Ciao, ciao ciao. Buongiorno a tutti, oggi è il terzo giorno dell'esperimento e sto andando direttamente sulla ciclabile del Marecchia per vedere se ieri è successo qualcosa. Dubito perché ieri, come avete visto, ha piovuto e quindi non molta gente, pur essendo domenica, sicuramente è andata e sul luogo, quindi difficilmente avranno letto appunto il mio appello e probabilmente non sarà successo nulla. Io però sto andando in zona, quindi faccio un passaggio veloce per verificare questa cosa. Ci vediamo dopo, a più tardi. Siamo, eccoci qua, andiamo a vedere cosa è successo. Insomma, boh, io non penso sia successo niente, però diamo un'occhiata. No, non ci credo. Non ci credo. No ragazzi, non ci credo. No, è sparito tutto, è sparito tutto, l'entrata è pulita, non ci posso credere. No, tra l'altro io oggi ero venuto anche a vedere come stava il cartello, perché immaginando che con la pioggia si potesse essere rovinato l'avrei cambiato, ma a quanto pare non c'è più bisogno. Niente ragazzi, è andata, esperimento riuscito, yes! Beh, non c'è più niente, ma che figata. Io non so chi sia stato, ma probabilmente è stato un singolo, perché è un lavoro troppo fatto in un tempo ristretto e troppo pulito per essere appunto stato fatto da più persone, però comunque il risultato c'è stato e sono contento. Questo vuol dire che le persone, quando vengono stimolate, rispondono come sarebbe ovvio, insomma, cioè il senso di civiltà di ognuno c'è, quindi mi sembrava strano, insomma, che si lasciasse una situazione del genere così brutta per se stessi, ma anche per l'ambiente, insomma. Niente, quindi l'esperimento è assolutamente riuscito e spero che sia servito anche a scuotere un po' le coscienze delle persone, perché è troppo facile lasciare le cose così come stanno senza mai muovere un dito. Quindi questo esperimento dimostra che con la forza di volontà, con le idee, con gli stimoli giusti, insomma, si può ottenere un bel risultato. Ovviamente la cosa non finisce qui, perché questo era un grosso problema molto evidente, insomma, di questa zona, però come vi farò vedere dagli altri video che ho fatto nelle zone limitrofe, praticamente c'è plastica ovunque e rifiuti che sono assolutamente abbandonati in posti dove non si dovrebbe, insomma. Questa era una discarica concentrata ed era facile da vedere, ma nelle altre immagini vedrete che ovunque si può trovare, insomma, immondizia, rifiuti che dovrebbero stare semplicemente o nel contenitore della plastica o in quello della carta o dell'indifferenziato o dell'umido. Troppo facile lasciare le cose, insomma, dove capita. È anche un segno di grossa inciviltà. Comunque io adesso tolgo il cartello perché non serve più, sperando che l'esperienza, insomma, sia servita anche appunto per far capire alle persone che bisogna stare semplicemente un po' più attenti. Grazie e al prossimo esperimento. No ragazzi, è successo qualcosa che io non credevo. Credo che l'esperimento sia andato veramente oltre le mie intenzioni, perché ho fatto un giro qui nel parcheggio dell'accesso appunto della ciclabile del Marecchia e ho notato una cosa. Intanto queste zone, insomma, che erano molto molto sporche, molto inquinate, lo sono molto molto meno. Ci sono rimaste delle piccole cartacce, un po' di cocci, poco più, insomma. Ovviamente siamo a poca distanza dal cancello che è lì in fondo, lo vedete, ma siamo lontani da dove io avevo messo il cartello per appunto stimolare la gente a pulire la zona. Quindi è successo che qualcuno si è organizzato, e probabilmente in più persone, per raccogliere tutta l'immondizia che c'era nella zona. E lo dico perché guardate cosa c'è qua: una mucchia incredibile di detriti, vetri, plastica e addirittura il televisore che l'altro giorno ho inquadrato nel campo a circa 50 metri di distanza. Quindi devo dire che assolutamente questo esperimento è riuscito oltre ogni aspettativa. Io non so veramente cosa dire. Io ho fatto questo esperimento un po' per provare a fare qualcosa di buono, ma non pensavo di poter raggiungere un risultato così importante. Quindi sono veramente molto contento. Grazie a tutte quelle persone che si sono adoperate per ottenere questo risultato, e rilancerei anche la cosa a tutti, nel senso, vorrei che tutti potessero fare quello che ho fatto io, cioè mettere un semplice cartello per scuotere le coscienze, in modo che magari un'altra zona, in un altro paese, in un'altra città, in un'altra regione, possa essere ripulita dalle persone, in modo da ottenere appunto un risultato molto interessante e soprattutto positivo. Quindi grazie a tutti per essersi impegnati in questa cosa. Non so chi l'ha fatto, ma ringrazio comunque gli ignoti che hanno fatto questa operazione. Che dire, alla prossima, ciao ragazzi, ciao.
basta, la puntina, sto inquinando. No, l'ho trovata, l'ho trovata. Ciao, alla prossima.